Allora, buongiorno, io sono molto contento di essere arrivato a Gusto Pera, un evento veramente importante, organizzato dal grandissimo Carlo Mantovani. Facciamo l'applauso! Pensate che quando mi ha invitato, io non sono andato oggi a inaugurare la mostra di Caravaggio a Mantova. E per me, sapete che per me Caravaggio è il massimo, perché se fosse uno scarabaggio non lo prenderei neanche così. E comunque sono arrivato qua e visto che voi non siete capre, ecco, io farò una mini lectio magistralis peris. Allora, Gusto Pera, giustamente si chiama Gusto Pera, perché le pere sono sempre state gustate e amate fin dalle origini dell'antichità. E pensate che addirittura nella cultura arcaica le pere venivano associate alle divinità. Ecco, per esempio, gli antichi egizi consideravano l'albero del pero sacro a Iside, dea della fertilità, e lei era veramente la protettrice della casa. E invece nella cultura greca, gli antichi greci associavano l'albero del pero a, diciamo così, a, diciamo, se mi stai ascoltando? Aera, vabbè, comunque guardavo la concentrazione. Aera, che era la moglie di Zeus e la regina dell'Olimpo. E addirittura si pensa, ed è anche accertato, che era, aveva una sua statua intagliata addirittura in un legno di pero a Micene. E poi pensate anche naturalmente Atena e Afrodite, dea della guerra e della bellezza, anche loro consideravano il pero come un albero totalmente sacro. Addirittura pensate che nel cristianesimo il pero è diventato parte della simbologia cristiana, sì, come l'ulivo e come la colomba. Perché? Perché il pero rappresenta l'amore di Dio per gli uomini, e quindi sono estremamente frequenti le raffigurazioni della Vergine Maria con in mano una pera. Ecco, e nel Medioevo, cosa vuoi dire? Sto parlando un attimo. Sto parlando seriamente. Ecco. Capra ignorante! Capra ignorante! Lo sa anche lui. No, in realtà no, sto scherzando. Nel Medioevo, con la presenza dei feudi, potete immaginare quanta presenza di peri, di pere. Addirittura ci sono tante località che nascono da questo nome. Per esempio c'è Pero vicino a Milano, Per di Val di Fassa, insomma, solo per citare alcune. E un'altra cosa molto importante, nel Medioevo, parlando di araldica, ecco la simbologia. Non sapete, potete immaginare quante famiglie nobiliari che avevano come loro stemma un pero, ecco, il pero, la figura del pero, e loro ne andavano veramente, erano contente, erano orgogliose di questo, perché il pero nel Medioevo non solo rappresentava il buon padre, ma anche il principe benefico. Quindi tutte queste famiglie nobiliari e altolocate d'Europa erano fiere del pero, quindi sempre viva il pero! Grande Vittorio!